Il versante della comunicazione pubblica, perché poi insomma alla fine è questo il segmento in cui si muove Francesco Nicodemo, da questo punto di vista, dal punto di vista vabbè, della provocazione Kosinski, ma anche delle cose che abbiamo detto a questo tavolo questa sera. A differenza di Antonio, ti rispondo alla domanda su Kosinski. Anche il mio barista, la quarta volta che vado là e chiedo il Negroni, sa esattamente quanti Negroni bevo, quante ore e quando torno a casa, se torno a casa. Quindi in realtà, assolutamente sì, è molto probabile. Utilizzano strumenti molto accelerati, tecnologicamente validi, che mette insieme una serie di dati, ma sempre di un uomo e di uomini e di natura umana stiamo discutendo. Allora, io non, insomma, proverò a, innanzitutto grazie per questo invito e questo panel di altissimo livello, proverò, diciamo, immeritatamente a farne parte. Però io ve lo dico subito, io trovo nel dibattito pubblico e anche in parte stasera una deriva tecnofobica che io trovo abbastanza insopportabile. Facciamo un esempio oggi di discussione. Oggi si è discusso su una fake news a Berlino, da cui vengo, da dove vengo, come sentite l'accento, su una strunzata. Il braccialetto Amazon non esiste, diciamo. Abbiamo discusso tutta la giornata su una cosa che non esiste, è un brevetto che forse un giorno verrà applicato, e quando verrà applicato Amazon avrà talmente accelerato le procedure tecnologiche all'interno delle proprie aziende in cui i magazzinieri, che sono quelli che teoricamente dovrebbero utilizzare questo braccialetto, non esisteranno più, perché ci saranno i robot al loro posto. Quindi l'intero dibattito pubblico, i politici, i sindacalisti, i giornalisti, gli intellettuali, gli scrittori, mia mamma che accede su Facebook ogni giorno, hanno discusso di una cosa che non ci stava. Perché? Perché c'è una retorica tecnofobica in questo paese che molto spesso è fomentata da chi sta perdendo potere. E noi ce lo dobbiamo dire con molta serenità. Noi potremmo dire che la rete ha dato il potere senza potere. Proviamo a vederla non dai grandi poteri nascosti che ci manovrano, proviamo a parlare delle persone comuni. Chi determina oggi l'agenda setting in questo paese? E qual è la differenza rispetto a 10 o 15 anni fa? Il fatto che i cittadini organizzati, anche organizzati in maniera, come dire, tecnologica o attraverso un algoritmo, sappiano impostare oggi qual è l'argomento in cui si deve discutere, è sulla rete, è sui giornali online, e poi sulla televisione, e poi infine sui giornali cartacei, è di per sé un male. E perché le trasmissioni televisive che ci raccontano ogni giorno che ci stanno le invasioni in questo paese, che cosa fanno? E come li colpiamo? E i giornali che raccontano bufale a proposito, in prima pagina, a proposito di clandestini che ci portano la malaria dopo averci portato la povertà, che cosa sono? A me non pare che sembrano derivazione della rete. E d'altronde Papa Francesco, che è il più saggio di tutti, forse anche perché è gesuita, ci ha spiegato qualche giorno fa che la prima fake news della storia è stato il serpente che ha provato a vendere la mela come uno strumento di crescita. In realtà anche qua poi ci sarebbe da discutere molto. Allora, io ho scritto un libro, si chiama Disinformazione, aperta e chiusa parentesi pubblicitaria, e l'ho incominciato a scrivere perché io mi ero un po' scocciato di sentire, soprattutto sul dibattito a proposito della Brexit di Trump, che insomma questo era successo perché la rete è brutta, 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 cattiva, 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 e che ha fatto succedere questa cosa brutta, 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 cattiva, cattiva, cattiva. Perché Trump è brutto e la Brexit è brutta. Io non avrei mai votato Trump e avrei votato per il Remain. Ma diciamoci la verità, cioè questa narrazione è abbastanza insopportabile. Trump vince perché è il candidato più forte dell'altro, perché la Clinton era un candidato sbagliato, perché ha sbagliato campagna elettorale, perché ha investito miliardi di dollari sui media sbagliati, mentre invece Trump è stato furbo a utilizzare determinati meccanismi anche di persuasione dell'opinione pubblica, come si è sempre fatto, come si è fatto 100 anni fa e come si farà fra 100 anni, in cose diverse. Allora, noi dobbiamo provare a uscire da questa politicizzazione dal tema delle fake news, ma no, no. Certo, ho capito, ma aspetta, Michele, però no, Michele, certamente, decisamente è così, l'ha fatto Obama, sì, non volevo scatenare. Vostro onore, diciamo. Michele, perdonami, diciamo. Io sono d'accordo con tutte le cose che hai detto tu e ha detto il prof, lo scienziato informatico. Vabbè, però così non si può fare. Scusa. No, ma siamo anche amici, per cui la roba, diciamo, paga le conseguenze di questo.
Io sono d'accordo tutto quello che hai detto tu, e lo sai bene, visto diciamo che insomma, mi hai dato una mano a scrivere il libro che ho scritto, e sono d'accordo con le cose che ha detto lo scienziato. Io lo do per scontato, va bene? Stiamo facendo un dibattito sugli algoritmi, stiamo a un livello di profondità un po' più ampio, diciamo, no? Però possiamo liberare il dibattito pubblico, anche perché qua ci sono giornalisti che hanno una funzione pubblica enorme nei confronti di tutti ciò che stanno al di fuori di questa sala, che noi dobbiamo cominciare a eliminare una serie di cose che rende difficile questa discussione. Io vi faccio una provocazione. Ma se avesse vinto la Clinton, ma staremmo discutendo delle fake news, della post-verità e della disinformazione? Siamo un po' onesti con noi stessi. E Trump non ci piace, io non l'avrei mai votato. Ma immaginare che Trump vince perché attraverso un sistema, sì, forse anche quello, ma vince perché risponde a delle istanze, delle esigenze che la Clinton non ha saputo rispondere. E questo paese vincerà chi saprà dare risposte rispetto a determinate istanze e esigenze, come è sempre stato. Berlusconi non ha vinto nel 94 e negli anni successivi perché c'erano le televisioni, perché il messaggio di Berlusconi era più persuasivo rispetto a quelli degli altri avversari. Non ho mai votato Berlusconi nella mia vita e non lo voterò mai. Noi dobbiamo smettere di considerare gli elettori e l'opinione pubblica come fatta da bambini scemi di 6 anni. L'opinione pubblica va rispettata e noi dobbiamo costruire le condizioni perché l'opinione pubblica sia più formata, sia più istruita. E questo è il tema su cui noi dobbiamo lavorare, altrimenti il rischio inevitabilmente sarà fra pro-tecnologia e antitecnologia, che ci impedisce di fare un dibattito adeguato. Io riprendo il tema di oggi su Amazon, ma di che cosa stiamo discutendo? Veramente, di che cosa abbiamo discusso oggi? Diceva uno molto più bravo di tutti quanti noi, che era Antonio Gramsci, che noi siamo, volevo fare buona citazione, non l'ho trovata, non la trovo più, che quando il vecchio sta morendo e il nuovo non riesce ancora a nascere, c'è un periodo di interregno in cui le ombre possono diventare mostruose. Noi siamo in un periodo di crisi, non in tutto il mondo, anche qua leviamo un'altra bufala di mezzo. La globalizzazione ha portato ricchezza al mondo. Poi se noi da egoisti occidentali guardiamo a casa nostra, i nostri 300 milioni di europei, rispetto diciamo ai 6 miliardi di persone su povertà, su scolarizzazione, su vaccinazione, su mortalità, eccetera, eccetera, noi dobbiamo dire con una certa tranquillità che la globalizzazione ha fatto bene al mondo. Dov'è che ha colpito? Ha colpito nelle democrazie liberali occidentali. E caso strano, proprio nelle democrazie liberali occidentali c'è il dibattito sulle fake news. Le fake news sono un effetto più complicato, un po' più complesso, del fatto che le persone non si fidano delle istituzioni, di tutte le istituzioni, non solo la politica, della politica, dei giornali, dei sindacati, dell'università, degli esperti. I motivi sono discutibili, ci dovremmo stare ore e ore e ore a discutere di tante, tantissime e tantissime da questo punto di vista. Ma il tema è riconquistare la fiducia dell'opinione pubblica, che è una cosa complicata. E certo, se si fa una campagna elettorale sulle fake news, io dubito che Paolo il barista, il mio amico di San Giovanni a Teducci, sia molto interessato. Anzi, penserà fondamentalmente che poiché lui si informa attraverso determinati sistemi, i vecchi media e vecchia politica, spaventato da questa cosa, in realtà vuole mettere una sorta di protezione perché lui non possa essere libero di decidere in piena coscienza. Allora, poiché comunque alla fine diciamo dobbiamo provare a dirci qualche cosa, io sono molto contento dell'iniziativa di Agicom. Che come ci possiamo confrontare nei confronti degli over the top? Come ci possiamo confrontare? Possiamo immaginare che lo Stato-Nazione ha la forza di contrattare con Facebook o Google o con Amazon rispetto all'utilizzo dei dati, dei big data o appunto della segmentazione, il narrow casting, eccetera, tutte queste bellissime parole? Oppure dobbiamo lanciare una sfida europea come si sta facendo? Oggi il politico più capace su questo tema che sta lavorando è la commissaria europea Vestager alla competizione. E noi dobbiamo continuare su questo tema, sapendo bene che il tema vero è lavorare su ciò che questi soggetti hanno più caro, che è la reputazione. Noi dobbiamo fare in modo che Facebook, Google, Amazon, Microsoft sappiano bene che il tema della transparency, come dite voi, della trasparenza, dell'accountability, cioè della responsabilità sociale, è il tema determinante. Proprio perché oggi Facebook è la prima religione nel mondo con 2 miliardi di utenti attivi e quindi non è più la piattaforma degli amici di Mark dell'università di Harvard,
è una cosa un poco più complessa, che ha delle dinamiche che sono molto più complesse, che hanno a che fare con la vita di tutti quanti e che necessita, l'unica cosa che noi veramente dobbiamo fare, e che credo siamo d'accordo tutti quanti da questo punto di vista, provando a immaginare che sia una fase di progresso e di sviluppo, e appunto non c'era nessun paradiso 10 anni fa, 15 anni fa, dal punto di vista informativo, credo che anche su questo possiamo essere tutti quanti d'accordo, no? Ecco, diciamo che il tema dell'educazione, dell'istruzione, della formazione è determinante. Però anche qua, lo dico a una platea di adulti, il problema non è delle giovani generazioni. Il problema è dei nostri coetanei e dei nostri fratelli maggiori e dei nostri genitori, dei 20 milioni di italiani che hanno scoperto la rete attraverso Facebook, che sono quelli che hanno difficoltà a distinguere il messaggio da WhatsApp dal messaggio a uno status. Sono quelli che, se tu fai uno status, ti vengono a scrivere perché stai sulla mia bacheca e tu gli spieghi, in realtà ti stanno seguendo nella loro timeline. Io dico seriamente, sono quelli che per lo più sono quelli che vanno a insultare e infamare le persone, i politici, le persone pubbliche. Immaginate quello che succede alla Presidente della Camera, Laura Boldrini, e che hanno nomi e cognomi, hanno facce, pubblicano le foto con i cani, con i figli, spesso sono educatori, non sono degli sconosciuti, non sono fake, non sono anonimi. E se tu provi a spiegargli, guarda, scusami, cioè, ma te sei perseguibile, almeno diciamo per diffamazione aggravata, la risposta è, ma io lo so, l'ho scritto su Facebook. Allora, che cosa vogliamo fare? Vogliamo provare nuove norme? Vogliamo provare a immaginare norme in un contesto in cui nel 2016, in 60 secondi, mentre io vi parlo un minuto, 990.000 persone hanno fatto accesso a Facebook, 4.1 milioni di visualizzazioni su YouTube, 45.000 post su Instagram, 450.000 tweet su Twitter, 3.5 milioni di ricerche su Google. Scusa, ma una infografica animata mentre dici queste cose ci vuole? Lo so. Io sono molto deluso, perdono. Vabbè, ve la faccio dopo con le faccine. Ha visto intervenuti 990.000 swipe su Tinder, visto che lui è esperto della materia, poi vi spiego che cos'è Tinder, e ben 70.000 ore guardate. Swipe left per Francesco. 70.000 ore guardate su Spotify. Ora mi volete dire che rispetto a questo flusso infinito, ingestibile, posso aggiungere una cosa sempre, sì, su infografica, che i dati degli osservatori loro dicono che la quantità di traffico in rete, più dell'80%, su transazioni finanziarie, Netflix, ancora di più, diciamo che funziona come un algoritmo che in base ai vostri gusti vi segnala le cose che vi possono piacere di più. Ora diciamo, prendiamo il caso della Germania, dove la signora Merkel si è inventato l'ufficio pubblico, 50 servitori dello Stato che commutano multe a Facebook e a Google in caso di post non rimossi riguardanti il linguaggio d'odio o le notizie false. Quelli sono tedeschi, quindi sono bravissimi, diciamo, ma sempre devono avere a che fare con questa roba qua che stiamo discutendo, no? E poi c'è un tema, perdonatemi, sarà che io forse sono politicamente, diciamo, da una parte, ma io non credo tanto che la funzione di uno Stato debba essere quello di fare il papà o la mamma o l'educatore di noi cittadini per tutta la vita. A me questa cosa qua un po', come dicono sempre a Berlino, non mi fa venire o Freedom Wall. Allora abbiamo detto educazione, benissimo, serve per i nostri adulti, benissimo, tutti quanti noi paghiamo il canone, giusto? Anche prima, però adesso ce l'abbiamo in bolletta, fino a che non ce lo levano lo paghiamo tutti quanti. Quindi abbiamo una fish da spenderci nei confronti di Mamma Rai, no? Benissimo, cara Mamma Rai, va bene il programma di dolore, va bene la fiction sul prete, che è tanto interessante, va bene il preserale con il quiz, ma ci puoi rifare, non è mai troppo tardi, 2.0? No, è un programma di educazione al digitale per un'intera generazione. E per i nostri figli, per i più piccoli, al di là di continuare a fare le cose che ha detto ieri Giorgio Ventre, bellissimo, sul Sole 24 Ore, cioè insegnare a questi ragazzi a crescere la ragione critica, la cosa più giusta l'ha detto il professore prima. I ragazzini devono saper leggere, scrivere, fare di conto, come si diceva una volta, e imparare il coding, che è esattamente questa cosa qua, cioè il pensiero computazionale, per innanzitutto non solo per imparare a ragionare, ma soprattutto per interfacciarsi a queste piattaforme particolari. E infine, perdonatemi, e ho davvero chiuso, il tema è politico, il che non significa che ci sono i buoni e i cattivi in queste cose, perché volendo poi sono tutti cattivi sul tema delle fake news e della propaganda, no? Ma il tema è politico, perché
il tema vero che deve essere affrontato nei confronti di Over the Top è le cose che il ragione, perciò tu mi hai interrotto, io volevo arrivare al punto più importante, Michela, era questo qua, è il tema dell'algoritmo. Può essere reso pubblico l'algoritmo? E il tema dell'algoritmo significa che il conflitto tra nuovi soggetti e nuove società esattamente su quel punto là, e non lo si risolve se non si costruisce coscienza politica all'interno di intere generazioni di cittadini europei e non solo su questo punto. E questa cosa qua non è un tema che possiamo chiudere, schiacciare in una campagna elettorale, ha bisogno di viverla. Quindi io condivido tutte le proposte fatte dalla GCOM, però vi prego, soprattutto quando ci sono platee informate di professionisti che hanno un ruolo sociale importante, leviamo l'elemento tecnofobico, negativo, apocalittico sul tema della tecnologia e della rete, perché facciamo un danno clamoroso nella migliore dei casi. Nella peggiore dei casi invece si continua a sostenere situazioni che, come dire, e non è che quando è stata inventata la stampa i copisti fossero tanto contenti, ho capito, però il mondo è andato avanti, a noi ci è convenuto, hanno inventato la stampa, no? E penso che lo stesso discorso si possa fare quando hanno inventato la ruota, c'erano quelli che portavano tutti sulle spalle e hanno perso il lavoro, ho capito, ci dispiace, però l'umanità è stata meglio, no, grazie all'invenzione della stampa, l'umanità è stata meglio grazie all'invenzione della ruota, l'umanità sta meglio grazie all'invenzione della rete, e quindi da questo punto di vista dovremmo essere un po' più fiduciosi tutti quanti. Qui non ci sono tecnofobici, non siamo certamente noi, ma va bene. Prendiamo atto giustamente anche dell'intervento. No, volevo fare un po' di fact-checking. La RAI ha già fatto un programma di informazione e di cultura. Lo fa Frassica, è proprio, come dire, uno spin-off di Don Matteo. Quindi, insomma, voglio dire, ci hanno fatto delle belle riflessioni. Io tifo per Gianni Morandi, nuovo maestro Manzi, quindi ve lo dico, diciamo, a tutti quanti, cioè serve Gianni Morandi, perché Gianni Morandi è un uomo di 72 anni, che quindi è un analogico, diciamo, che non ha nessun strumento se non la sua umiltà nell'imparare il tema di Facebook e di Instagram, e io penso che quindi lui è quello che è in grado di spiegare come funzionano questi strumenti, come se fosse una classe, cioè non come se fosse il simpatico comico che spiega la cosa strana, diciamo, la rete, l'internet. Come funziona non lo so se Gianni Morandi sarebbe in grado, di sicuro fa un engagement eccellente attraverso i suoi canali.